il preciso intento di migliorare l'immagine del TG4. C'è un audio strano? Come mai? Non è che stanno intercettando pure noi? Maresciallo, per cortesia, metta giù. Per spiarci basta guardare l'assetto a quest'ora. Metta giù. Ecco, con questa discrezione, grazie maresciallo, eccoci qua allora in audio normale, saluto il mio pubblico, stasera è un pubblico strepitoso, composto. Ce l'abbiamo vero quest'anno, inquadrato. Pensate, è composto da sole persone che hanno detto no a Sanremo in cambio dei loro favori sessuali, quindi un grande complimento alla vostra moralità. Tra poco parleremo di una donna che, rinunciando a una sera ad Arcore, si è risparmiata anche lo strazio di 4 serate a Sanremo. Lo faremo con un'altra donna che a Sanremo va soltanto per comprare fiori per il centro tavola, una donna che amiamo già per quello che fa davanti ai fornelli e stasera la adoreremo per quello che dirà dentro a un frigo, il mio Benedetta Parodi. Sai come mi sento a mio agio io dentro un frigorifero? Allora, scusa Benedetta che ha scelto questa musica, la musica di un programma concorrente, scusa, e basta! Ma insomma, basta! Oh. Allora, scusa Benedetta che lavoro con persone afflitte da pochezza intellettuale e da umorismo chiaramente opinabile. Benvenuta. Benvenuta Benedetta, benvenuta a G-Day, benvenuta alla 7. Ma grazie! Visto che siamo lunedì, lì, al debutto. Lunedì alle 12.35, 25, mi cominci... 25, non essere in ritardo, 12.25. 12.25, 12.25, che ha scritto 12.35, il licenziato, in linea. In linea, in onda, in linea sempre, purtroppo, che è fastidiosa. In onda invece solo da lunedì, 12.25, con i menù di Benedetta. Esatto. Allora, sei l'unico volto nuovo di La 7 che non arriva da Rai 3 ma da Mediaset. Esatto. Ti rendi conto quanto è sovversiva la tua scelta? Sì, cioè... io sono un tipo molto sovversivo, lo vedi, anche così dall'immagine. Sì, allora, confessa, sei a capo della cellula Mao Zedong di Colonia Monzese. Cosa si mangerà nella prima puntata? Bambini, confessalo. No, gran piadine, gran menù romagnolo. Ah, si comincia così, con la sì, cucina regionale? Sì, io sono reduce da una vacanza in Romagna quest'estate, quindi c'è piadine, tutto pesce. C'è chi in Romagna va a fare dell'altro e chi va... io vado a mangiare. Eh no, essendo sposata lei torna con delle ricette pronte pronte. Allora, visto che ne stiamo parlando e i nostri spettatori avranno già la cuolina in bocca, fai quello che tu sai fare come nessun altro, sazia la loro curiosità sui menù di Benedetta in onda da lunedì 19 settembre. Hai 7 secondi, vai Benedetta! Allora, 5 piatti, un menù per i bambini e poi l'allestimento della tavola e anche qualche fuori onda divertente. Sei la prima che è stata nei 7 secondi. Io ho fatto telegiornale per 15 anni, quindi sono molto sintetica. Brava, Benedetta, hai veramente il dono della sintesi, visto che non hai quello di non fare impazzire la maionese, ma solo grandi uomini. Perché la compro già pronta. La compri già pronta. Ecco, non alimentare queste dicerie sul tuo riguardo. Beh, non è vero che la compri già pronta, è vero la che so la fai fare, di notte. Però la compro già pronta. Dai che la fai coi gomiti così girando. Mentre cucini la piadina, con i gomiti tu mi fai la maionese. Mi alzate il volume di Benedetta, che sembra che sia rinchiusa in una grotta nella Spromonte. Bio, la bio, benissimo, lo sapevo. Sai che nonostante sia la 130esima puntata, abbiamo eliminato il cartello degli autori Apri Frigo, perché adesso sanno che mi ricordo, ma non quello Leggi Bio. Vado a leggere la tua biografia racchiusa in un post-it, Benny. Benedetta Parodi, anni QB, quanto basta? Come sale nelle ricette, mi come l'amore, nei rapporti cosa, erotici. Sì. È nata ad Alessandria, da qui il soprannome di Cuoca d'Egitto. Si laurea nel 97 in lettere moderne. Ma dai, non me lo ricordavo io. Che era il 97 o che ti eri laureata? No, nel 97. Benissimo. Quale anno mi sono laureata? 97, adesso me lo devo ricordare. Sì, era il 97. E tu ti chiami Benedetta e siamo sulla 7. E io ho questa precisazione. Ecco, guarda, meglio fare una precisazione in più che una in meno. Comunque, ti sei laureata in lettere moderne con una tesi su Cesare Pavesini. Diventa giornalista professionista nel 1900. 99, questa la sa. Professione che poi abbandona quando viene assunta a studio aperto. Cattiva. Eh sì, lo so. Al successo dei suoi libri si deve il rilancio dell'economia italiana. Da quando sono usciti è boom della pizza a domicilio.
da anni non ha amanti perché l'ultimo invece che nell'armadio lo ha chiuso nel frigo. È vero. Ed è stato pure il nostro. Allora, Benedetta, il menù di G-Day prevede un appetizer veramente intellettualmente strepitoso e sommario fatto dalla gente per strada. Goditi insieme a noi come i no. vostri titoli. A me dell'Arcuri non me ne frega niente. Non mi interessa che la dia o che non la dia. A me dell'Arcuri non me ne frega niente, non mi interessa che la dia o che non la dia. Io da straniera non concepisco le classi pollaio. Io da straniera non concepisco le classi pollaio. Finché non si andrà avanti con i giorni non sappiamo se il governo farà la cosa giusta o sbagliata. Finché non si andrà avanti con i giorni non sappiamo se il governo farà la cosa giusta o sbagliata. Abbiamo imparato a volare, abbiamo imparato a nuotare come la balena. Abbiamo imparato a volare, abbiamo imparato a nuotare come la balena. L'islamico fedele deve dichiarare al fisco quante mogli ha. L'islamico fedele deve dichiarare al fisco quante mogli ha. Chissà se aumenterà l'IVA anche per le mogli, non lo sapremo mai, ma è una notizia che di sicuro non riguarderà l'aumento dell'IVA sulle eventuali mogli, una che moglie non ne ha. Matteo Bordone, prego. Buonasera. Allora, Manuela Arcuri ormai è la notizia del giorno, ha detto no. La protagonista di Fiction Indimenticabile avrebbe rifiutato la proposta di Giampaolo Tarantini di provare le molle del letto di Putin e in cambio, il letto di Putin nel senso il regalo di Putin, e in cambio ottenere la conduzione del Festival di Sanremo. Ecco, una bella notizia, la morale della favola, anzi diciamo della fiction, è che l'Arcuri tra diciamo il peccato e la vergogna e l'onore e il rispetto preferisce il secondo. Tra l'altro nessuno pensava che la parola no fosse nel suo vocabolario. Io devo dire non pensavo neanche che ce l'avesse un vocabolario da come si esprime. Ma Benedetta, secondo te è più impegnativo una notte col Premier o cinque sere con Morandi all'Ariston? Urca. Almeno non saprei proprio dirti, saprei cosa scegliere tra le due, preferirei Sanremo. Sanremo con Gianni Morandi, dai, stiamo uniti. Allora, chissà quante domande si sarà fatta Manuela Arcuri in questi giorni, per esempio perché ha quasi 40 anni e ancora non so la tabellina del 5. Ma a noi non interessano le domande di Manuela Arcuri, ma solo le vostre risposte alla nostra gran domanda di oggi. Manuela Arcuri ha rifiutato una proposta indecente che le avrebbe permesso di condurre Sanremo. Ci ha guadagnato di più l'immagine dell'Arcuri o la qualità del festival? Allora, Matteo, cortesemente. Pensate che il fallimento di questo cambio merce fra il Presidente del Consiglio e Tarantini abbia fatto bene all'immagine di Manuela Arcuri? Mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Pensate che abbia fatto bene al Festival della Canzone di Sanremo? Mandate un sms con scritto 2 al 478-4782. Ma ha detto che l'Arcuri, tra l'altro, lavora con Gabriel Garco e io con te, quindi già c'è una disparità, diciamo, della vita proprio. Ognuno ha quello che si merita. Ognuno fa quello che può anche del resto. Benedetta! Tu! Aiuto! Tu come ti... cioè, come, secondo te, cos'è il festival? Sentirà questo vuoto? Vabbè, dai, voglio dire, la valletta del festival non è che debba fare grandi cose. Secondo me Manuela Arcuri sarebbe stata sicuramente all'altezza. Però adesso è l'eroina di internet, del web, no? Santa subito, quindi... Sì. Hanno detto che è una dimostrazione di intelligenza dire no a queste cose. Io penserei che fosse una dimostrazione di moralità eventualmente. Anche, cioè, soprattutto. Più morale che intelligente. Comunque intelligente non ce la farai mai a strapparcelo, Manuela, evidentemente. Però per un no a Sanremo c'è un terribile sì che Manuela ha detto poco tempo fa. E forse la sua interpretazione più intensa. Benedetta, vediamola insieme. Dai. Il labirinto femminile. Il nuovo libro di Alfonso Luigi Marra, uno straordinario epistolario d'amore in sms tra Luisa, giovane avvocatessa, e Paolo, il titolare del grande studio legale in cui lavora. Un'opera per liberare la coppia e la società dallo strategismo sentimentale che le tormenta e ha enormemente rallentato il cammino della civiltà. È bellissimo. Chiedilo in edicola, in libreria. Eh sì. Proprio bellissimo. Allora, tranquilli, allora vi tranquillizzo tutti, i creativi dello spot sono stati già deportati in una prigione turca. Benedetta, hai visto che bella fotografia? Non è sputato al tuo prossimo programma? Anche tu come direttore della fotografia hai dottor Beghelli, dai, quello dei neon. Sole. Ti è piaciuto questo spot?
Vabbè, sì, io per il mio libro ne farei uno un po' diverso, però dai, a me Emanuela è simpatica, non mi far dire delle cose. Ma noi non vogliamo, no, siamo contenti che abbia detto no, la vita, la carriera di un essere umano è fatto dai no che dice, non dai sì che urla. Lei ha detto questa volta un no che contava, quindi noi siamo felici per lei. Comunque, per sapere di più su questo indimenticabile spot e sui segreti di Emanuela Arcuri, in collegamento con noi non c'è Emanuela Arcuri purtroppo, però c'è l'autore del libro Il labirinto femminile, nonché dello spot, Alfonso Luigi Marra. Come la donna bionica mi appronto. Alfonso? Sì, sì. Alfonso, buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto nel nostro programma. Grazie. Allora, Alfonso, lei è l'unico che può rispondere a quello che tutta l'Italia si sta chiedendo in questi giorni. Cioè, come ha fatto l'Arcuri a rifiutare Sanremo e accettare uno spot come questo? Ma guarda, forse io ho proposto cose diverse in ogni modo, io credo che lo spot sia bellissimo e non bruttissimo, perché altrimenti milioni di italiani non l'avrebbero guardato giusto per vedere quanto era brutto. Ma qualche volta è diciamo la sfida. Che io sono nell'86 ho scritto lavoro fin anche da avvocato per finanziare la mia rivoluzione senza sangue, senza morti e senza sconfitte. Cioè sono un ideologo. E Il labirinto femminile è un libro sul tema del modo di formazione del pensiero, che è una cosa che io considero una scoperta di straordinaria rilevanza. Lei ha scelto... Non solo Arcuri e il suo entourage, anche altri lo hanno letto. Sì, Ruby, Sara Tommasi e Lele Mor adesso ha molto tempo per leggerlo. Comunque ringraziamo Alfonso Marra, perché in effetti aveva soltanto un minuto per affabularci con i suoi contenuti, ed è vero che è un libro che ha venduto tanto, non quanto te sia chiaro, e anzi io vorrei introdurre ancora una volta Matteo citando un passaggio molto bello del libro di Alfonso Marra. Matteo, esci dall'antiquato antro delle tue sibillinità e parla chiaro. Bene, così parleremo, comunque stiamo in tema di strategismo sentimentale, e quello del Premier, dal suo entourage femminile viene la nostra seconda notizia, riguarda Nicole Minetti, riguarda una maglietta che ha indossato Nicole Minetti, è stata fotografata e ha fatto abbastanza notizia, la maglietta riporta questa scritta: senza t-shirt sono ancora meglio. Allora, visto il clamore di questa notizia, noi di GD abbiamo scatenato i nostri segugi, abbiamo spalancato l'armadio della Minetti, dentro oltre a un paio di ministri, abbiamo trovato anche altre magliette, ve ne facciamo vedere alcune in esclusiva, con le seguenti scritte: senza sono in riunione col presidente, con questa t-shirt vesto comunque meglio di Formigoni, e se riesci a leggere questa maglietta non sei Bobo Vieri. Questa ci ho messo un po' a capirla, è grave. È l'umorismo a manovella, quello che noi frequentiamo in alternanza a quello più diretto. Benedetta, tu hai delle magliette strane, tipo una con scritto senza le pentole sono ancora meglio? No, ce ne ho molte impataccate, però, moltissime. Beh, però poi ti cambi. Sì, mi cambio, Jeffy. Però certe macchie non vanno mica via. Aspetta che c'ho lo stalker che mi parla. Benedetta, lo sai, si imbarazza su queste cose. Chiediamo a una persona che sa veramente che cosa indossi, Benedetta. E chi lo può sapere? Per esempio Fabio Caressa, che è qui. Come? Ma no! Prego. Ma veramente? Ma siete matti? Ma lui davvero? Girati. Questa è per me, Jackie, la fa bene. Questa mi funziona per bene. Cioè, ma questa da te, Jackie, proprio non me l'aspettavo. Ma neanche io me l'aspettavo, guarda. Questo, prego. Grazie. Ci vediamo talmente poco, sì, talmente esatto, che siamo riusciti a tenerlo nascosto. Mamma mia! In questo momento mi sembra Antonella Clerici con problemi comunque alla tiroide. Quindi l'appoggio un attimo qua. Grazie, la fatta Benedetta. Ciao Fabio! Ma che bellezza, abbiamo riunito la famiglia più ma bella. Ma che dopo andiamo a cena, fa, così siamo già in giro. No, eh? Perché c'è la tata che va via, ti ricordi? Quindi dobbiamo tornare. Che chi non dormiva quando sono uscito? Ma non potete chiamarvi in un altro... Scusa, Jeffy, stai zitta che dobbiamo un attimo... Non lo vedi mai? Esatto. Ma sei emozionata, come se non fosse tuo marito. Ma no, ma va. No, una sorpresa. No, ho detto una cosa bella. Ma davvero è stupefacente vedere. Grazie Fabio, era davvero una sorpresa. Infatti dalla sua faccia così da cane di marmo ho capito che veramente hai saputo tenere il segreto. Ho tenuto il segreto. E quest'uomo sa tenere bene i segreti, Benedetta. Questo mi preoccupa, attenta. Ma già lo sapevo.
Comunque, tra l'altro è la prima volta che fai una cosa veramente bella e romantica, Matteo Bordone, e lei ti ha portato anche dei fiori. Anche Fabio. Anche Fabio. Compresi i fiori, l'ho comprati io, non me l'hanno dati bene. Non ci credo. Ma che bello, sembrano gli Abba dell'intrattenimento, una cosa stupenda. Allora, in questo momento di grande entusiasmo, sì. Matteo, abbiamo un'altra notizia. Beh, avendo accanto Fabio una notizia relativa al fine settimana, di Gasperini nello specifico, perché la panchina, come dite voi giornalisti sportivi, scotta già, è iniziato campionato, la Champions non è andato molto bene per l'Inter, ora c'è la Roma in casa dell'Inter e se dovesse andare male forse Moratti potrebbe decidere di cambiare allenatore. È possibile che, magari non subito, però insomma la situazione è un po' pesante per Gasperini in questo avvio. Devo dire che sembriamo quasi veri. No, vedere un giornalista vero di fianco a te, Matteo, anch'io ho... Quando venire delle idee strane. Ti disprezza contro. Esatto. È quasi amore. Esatto. È quasi amore. Siamo a un passo dall'amore. Comunque, per il momento vogliamo occuparci anche di altri sport. Allora, Fabio, dimostraci che anche tu... come tua moglie sei un esperto quando si parla di cuocere e bollire. Allora ti faccio vedere delle foto, tu mi dirai se questi personaggi sono cotti a puntino, cioè un vero piacere da degustare, o se sono proprio già bolliti. Il primo, l'abbiamo appena nominato, è Gasperini, l'allenatore dell'Inter. Dell'Inter non è bollito lui, ma è un po' bollita la situazione, mi sa. Quindi diciamo che ha un piede nella... No, ma insomma... Ha un piede in un'altra squadra? Oppure un altro ha un piede nella sua? Ecco, una cosa del genere. Sì, è incredibile come situazione, lo scopriremo, dipende da come andrà lunedì. Abbiamo il secondo personaggio, un giocatore della, insomma, il capitano, il signor Blasi. No, il signor Blasi non è ancora bollito. Non è bollito? È cotto sia della moglie della signora Blasi, sia della squadra della Roma per cui gioca. E quindi credo che dimostrerà presto quello che ha sempre dimostrato in questi anni. Il trionfo dell'amore calcistico. Il terzo personaggio invece è lei, Anna Moroni. Allora, Anna Moroni, volto storico della prova del cuoco, che ha fatto delle dichiarazioni sulle ricette di Benedetta, come si è permessa, affilate come un coltello di ceramica. Fabio, la Moroni? La Moroni è già più che bollita, è oltre. Lo si vede anche. Chi è? Benedetta, guarda, io so che... No, perché Benedetta è sempre buona con tutti, gentile, che palle, che sì, noia. Cioè, nel senso, che stranezza emotiva andare sempre d'accordo con tutti e non avere niente di male mai da dire sulle persone, tranne che in questo caso. Ti facciamo vedere 5 foto. Adesso metti da parte la tua diplomazia e buttati. Ti voglio trasformare in un Kofi Annan, da Kofi Annan a Calderoli. Santo cielo. Allora, tra questi 5 personaggi, che sono la Baresani, lo Chef Tony, la Clerici, Raspelli e Vissani, di qualcosa di cattivo su uno. Allora, è la Baresani, Fabio, che ha detto quelle cose antipatiche su, ecco, di me, vero? Sono amico che sia bene, te lo dico proprio con grande sincerità. La Baresani, la critica che ha parlato male di tua moglie. Sì, lei è stata un po' acidina nei miei confronti, secondo me, un po' troppo severa, diciamo. Vedi come sono cattiva. E questa è la cosa più cattiva che sai dire. Perfida, direi. No, allora, con Antonella Clerici ci siamo sempre scambiati gran complimenti e mi è simpatica. La salutiamo, ciao Antonella. Non ci posso far niente. Vediamo, Vissani fa delle robe, secondo me, improponibili per me. Io non amo molto il suo tipo di cucina, però lui è uno chef e io sono una che cucina a casa sua. E gli altri chi sono? Lo Chef Tony. Lo Chef Tony non l'ho mai visto, lo so. Puoi dire quello che vuoi, tanto non ci guarda. No, allora è antipaticissimo. Ha un cappello proprio bruttissimo, lo Chef Tony. Gliel'hai cantata, Benedetta, così l'hai visto, spregiudicata. E allora adesso riapriamo una finestra su di voi, amici da casa, per tornare al dramma di Gasperini, l'allenatore dell'Inter, che secondo noi potrebbe avere, anche secondo Fabio, un weekend terribile. È giunto il momento di dimostrargli un po' di solidarietà. Anche voi, amici, amiche, avrete avuto un weekend veramente difficile da trascorrere. Allora raccontatecelo, il numero da chiamare è sempre quello, prenotatevi di giorno, come quando volete far partire un jingle per tempo. 8, 4, 8, stavolta è andato 90, 60, 90. Raccontateci del weekend più difficile della vostra vita. Patrizio, da Firenze. Ciao Patrizio, quanti anni hai? 53. E cosa fai? Niente, faccio l'impiegato. Niente, faccio l'impiegato, sono collegati come risposte. Sì, abbastanza. Cioè, lavori senza impegno, lavori senza entusiasmo? No, purtroppo abbiamo cominciato a lavorare veramente da qualche anno a questa parte.
senza stipendio dalla voce, sembrerebbe, tutte senza... No, ti pagano? Sì, mi pagano, ancora mi pagano, sì sì. Lo so, quindi questo pessimismo foscoliano lo peschi in altro, evidentemente. Come, non ho capito, scusa. E stavi dicendo a Patrizio da Firenze, raccontaci subito di quel weekend più difficile che hai trascorso, ti do 7 secondi, vai Patrizio. Va bene, ok. Vado con gli amici sulla neve, nonostante mia moglie avesse detto, te ne pentirai. Parto per la pista e faccio l'incidente stradale, poi arrivo sulla neve, alla prima discesa mi rompo un ginocchio e in conclusione weekend all'ospedale. Le mogli vanno ascoltate, caro Patrizio da Firenze, vero Fabio? Portano pure un po' sfiga. Esatto, le mogli portano da morire sfiga. Le mogli, sì. No, non benedetta, Marta porta tanto amore. Allora, caro Fabio, allora, visto che sei tu qua, sì. Sei un esperto di calcio, secondo me sulla fedeltà dei maschi alle mogli chi può dirlo, però sulla fedeltà degli uomini... Giri verso di me. È un tic che ho. Quando dico fedeltà mi giro a sinistra. Però invece un tema delicato è la fedeltà dell'uomo alla squadra di calcio. Secondo te un uomo sarebbe in grado di fare un voltagabbana sulla squadra che sostiene? Ne conosco solo uno. Ecco, te ne facciamo conoscere un altro paio. L'opinione rotante. Dopo ciò che è emerso dalle ultime intercettazioni, l'Inter deve restituire lo scudetto del 2006? Sì, per me le partite si decidono sul campo. Secondo me no, non dovrebbe restituirlo. Deve restituirlo, sì, per i tifosi. Noi vendiamo questo servizio anche a Inter Channel, che come sai dell'Inter. Può modificare la sua risposta e dire che lo scudetto l'ha vinto correttamente? Forza Inter amala. Siccome hanno già vinto e ormai ce l'hanno in mano, vabbè, che vinga, che lo tenga. E gli altri tifosi sono un po' invidiosi del fatto che l'Inter abbia questo scudetto. Tu sei interista? Io sono interista. Ecco, io ti devo chiedere un piccolo sforzo, anzi un grande sforzo, perché noi questo servizio lo vendiamo anche a Milan Channel. Okay. Ti devo chiedere di dire che lo scudetto lo devono restituire. Credo proprio che non ci sia invidia, assolutamente, bisogna restituire lo scudetto alla Juventus che aveva vinto meritatamente. Puoi aggiungere un'altra cattiveria sull'Inter? Inter Milan. L'Inter deve assolutamente restituire questo scudetto al Milan. Subito. Subito. Ladri. Ladri. Fabio, adesso io non so se l'uomo a cui tu ti riferisci è quello che si chiama Emilio, ha un cognome di 4 lettere, che è passato dalla Rai a Mediaset e anche dalla Juve al Milan. È la stessa persona? Sì. Ma quante sorprese in questo programma, è incredibile, come fate a perdervelo, amici dell'eredità? Stop al televoto. Ecco, ringraziamo Alessandro, si chiama, da Napoli, è lui che ci ha mandato oggi il suo stop a televoto. E allora, mentre i supercomputer situati in una grotta di Dubai elaborano i dati, noi compiamo un gesto di sportività televisiva celebrando la TV migliore, quella che ci piace davvero, la TV utile. Inauguriamo oggi una nuova rubrica dedicata alla TV utile, se la siete persa ve la riproponiamo noi, è la TV di servizio. E domenica tu chissà che cosa fai, ti rivedo sempre lì e mi dici che mi vuoi. La mia moglie è grande e scandaloso mai, c'è una gamba accanto a me e non rinuncia a lei. Voglia, anche voglia dentro a me, una festa che mi assale, io mi sento così male. Ma che bella immagine, che bell'abbinamento ha dato come l'olio della Fiat sulla panna cotta, Benedetta. Hai visto questo minore in TV che parlava di cose che non conosce? Questa gliela faranno rivedere da grande come l'esorcista, come Linda Blair. Temo di sì. Tu i tuoi figli li usi per stendere la pasta nel tempo libero? No, loro a volte mi aiutano in effetti, però deve essere tutta una cosa molto spontanea, anche quando appaiono ogni tanto in video. Geppi? Sì. Il dato è tratto. Allora, il dato è tratto, quindi cara Benedetta, sicuramente i tuoi figli fanno cose innocenti, non abbiamo neanche un dubbio. Ed è il momento che tutta l'Italia aspetta col fiato sospeso, ma quando mai? E quando abbiamo il risultato della nostra gran domanda. La rileggo ancora: Manuela Arcuri ha rifiutato una proposta indecente che le avrebbe permesso di condurre Sanremo. Ci ha guadagnato di più l'immagine dell'Arcuri o la qualità del festival? Il dato è chiaro, i nostri non chiarissimo, si sono un po' divisi. Comunque i nostri connazionali, per la precisione, il 63% non vogliono che l'Arcuri vada al festival, solo perché temono
di non vederla più recitare con Garco e sarebbe un vero peccato. Adesso, visto che ho qua due grandi... Scusa, ma nessuno ha fatto una domanda su questa vicenda però. Ma quindi quelle che hanno fatto il festival? Anch'io me lo sono chiesto. Quelle che hanno fatto il festival? Ma quindi? E qui, questa è una domanda che vi vogliamo lasciare no, perché... veramente con questo patema d'animo. Non è detto che tutte quelle che l'hanno fatto, certo, ci siano concesse. No, anche se Pirandello nulla si sa, tutto si immagina. Ecco, allora immaginiamo che non tutte. Che grande citazione. Rimaniamo a trovare che abbiamo sforato. Sì. Allora io ti ringrazio Fabio per essere stato con noi, ringrazio Matteo Bordone, Benedetta, in bocca al lupo per il tuo programma. Lunedì, mi raccomando, 12:25. Grazie Benedetta, noi ci vediamo domani per un altro, non domani, lunedì per un altro confortevole G-Day. Ciao, adesso c'è Enrico Mentana. Bocca al lupo.